incredibile al primo evento incredibile che fonde il wrestling e il godo, cioè Godomania. E benvenuti, incredibile, andiamo da su. Salve a tutti, insomma, sta lei è molto esuberante, però forse non si rende conto che anche noi dobbiamo lottare nel finale. No, su, ci siamo allenati e abbiamo anche ricostruito la Santa Arena 2.0, perché sono due arene incredibili. Un'arena dove combatteremo l'incredibile, un'altra la vedrete nell'incontro tra Faber incredibile e quel coso Sauro, ne riparleremo, incredibile. Comunque, su, screpensi del primo incontro. Insomma, sembrava una telecronaca di eventi del wrestling, ma qui c'è poco da festeggiare. Insomma, ci sono rivalità incredibili. E Udinò, dove sei? Sus, eccolo Udinò. Udinò, cosa stai facendo? Mi sto pentendo di quello che sta succedendo. Udinò, coraggio. Cavermi in coraggio, Udinò. Forza, Udinò! Cameron, sei pessimo a incoraggiare un maledetto Cameron! Comunque, Sus, ci sono dei misteri anche qui! Ma poi Krauski! Krauski! Succhia, vero Sus? Sì, infatti, Krauski, di le informazioni a Udinò! E succhia! E succhia di nuovo, ecco, appunto. Quindi, Udinò, carico, sei pronto? Tocca a te, devi entrare tu per il primo match di Godomania incredibile! Sei pronto, Udinò? No! Non mi sembra molto pronto. Cameron, me ne accompagna Udinò? Perché lo devo accompagnare io? Cameron, ma ancora non hai capito. Sei tu l'arbitro, Cameron. Devo fare pure l'arbitro. Esatto, Cameron. Sei contento? No. Su, che ne pensi? Cameron, non è il momento, siamo in ansia. Succhia pure tu. Ecco, perfetto. Quindi, Cameron, vai, accompagna Udinò e noi ti faremo il tifo da qui, Udinò. Udinò, fallo per la tua sorellina. Forza, Udinò, andiamo. Mamma mia, incredibile, mi tocca pure fare a me, il povero cameraman che sono, mi tocca pure fare le presentazioni, questa incredibile arena assurda. Mamma mia, sentite il pubblico, assurdo. Il primo contendente a entrare nel primo incontro di Godomania è niente po' di meno che Udinò! Udinò? Udinò, tocca a te, devi entrare solo. Non ci voglio entrare, ho paura. Non ci voglio entrare, con la Krauski, mi fa paura. Non ci voglio entrare. E adesso entrerà Udinò. Udinò, devi risolvere questo problema. Non ci sono neanche su schedro a darti una mano, devo darti man forte io. Forza, Udinò. Bene, il secondo contendente, l'artista a quanto pare chiamato Krauski, Grankowski. Non c'è neanche lui? Oh mio Dio, che succede? Sono Krauski in mezzo al pubblico, che dimmi, posso essere Krauski, sono il problema, dice. Oh! Sono Krauski, risolverà il problema, la dice. Non ho bisogno di entrare in scena, questo Krauski risolverà questo problema adesso, vieni qui. Sotto missione la proboscide, adesso davanti a tutto questo pubblico incredibile. Professor Krauski, vuole che questo maledetto ammetta dove sono le mie opere? Dove sono finite le mie opere? No, mi fa male! Questo vede le mie opere d'arte famose? No, mi fa male! Oh,
Prendi questo. Posso anche applausare la faccia così facilmente. Lo Sarkowski finalmente dovrebbe vengarsi di questo mezzo. Metti davanti a tutto questo pubblico andrebbe a ascoltare Klauski dove sarà finita la mia opera. Di quanto non sembri questo maledetto elefante. Intanto basta che si arrenda o rimane per terra per un paio di secondi per vincere. Bisogna mettere KO il proprio avversario per vincere. Adesso il vostro Rakowski ha deciso di finire questa cosa alla svelta, che non posso più di questa cosa. Adesso il vostro Rakowski dimostrerà perché è un artista internazionale e la magica è quella qua. E adesso vedrai che ti combino con Rakowski. Ho fatto la ritaccia per bene mia. Questo lo chiamerò il meteorite della vittoria, quella volta bella. Questo meteorite, non ho capito ancora cosa vuol dire Kowski in mente. Guarda, vai il meteorite della vittoria, colpisci di nuovo. L'arte sconfigge sempre la magia del suo Rakowski. Non importa se fischiate, il suo Rakowski ha vinto questo incontro incredibile, ha dimostrato che l'arte è importante e che l'arte è meglio della magia, soprattutto se fate un mago. Guardate come è arrivato il suo Rakowski. Ecco, questo è il colpo finale, è finita. Conta, cambiala, come cazzo, che conta, devi contare fino a 10, 1, conta, cambiala, conta, arbitro, conta, 1, 2, 3, 7, Non c'è niente ancora, che vuol dire te lo mangio, che vuol dire? Cosa? Adesso sei, questo cazzo non vede più un cazzo, adesso sei, ma che frio! Uno, due, tre, sei, sette. Forse è finito. 8, 9. Non ci posso di no, devo smettere di fare il conto. È cascato in piedi. Devo far rispettare le regole. Sono caduto in piedi. Maledetto mago, ci sei andato vicino al vostro Rakowski. Non ne morderà. Hai usato questa tela di merda su di me, adesso il Rakowski. Conta. 1, 2, 7. Non ci posso vedere. Forza, Udinò. 8. Cado in piedi a più di no, devo smettere di contare. Non è possibile, di nuovo c'è, eccolo.
Non volevo arrivare a tanto, il pubblico sta fischiando, posso Gronkowski, ma Gronkowski non si arrenderà mai. Non credevo di arrivare a tanto, nessuno aveva fatto arrabbiare, posso Gronkowski. Fino a questo punto mi toccherà usare la mia arma definitiva adesso. Non credevo di doverla usare in queste circostanze, posso Gronkowski, stanchissimo adesso. Chi con quel poco di godo che rimane evoca la sua arma, godo la penna dell'artista. Ma che cazzo è? È finita, questa è l'arma più forte di Gronkowski. A me la tela. Una tela è arrivata, parlo di no, perché è la fine. Attivazione arma, godo, evoca quello che scrivo sulla mia tela. Sto continuando a salire la scena, questo è il potere della mia arma, godo. Qualsiasi cosa che fosse Gronkowski scrive, non solo disegna, scrive sulla tela con questa arma. Si avvera, e in questo caso il vostro Gronkowski faccio entrare Udino in un loop infinito di sali scendi fin quando il suo corpo non reggerà più e rimarrà a terra per sempre. Guardatelo, continua a salire e scendere, perché ho scritto sali e scendi. Il vostro Gronkowski non scherza. La tela magica viene amplificata dal potere della mia arma, godo la pena dell'artista, non hai speranza di no. E adesso slam definitivo, giù definitivamente. Udino! Devi contare. 1, 2, 3. Udino, anche tu! Anche tua macchina! Anche emozioni! Non è possibile! Come fare anche un'arma, godo? È assurda questa cosa! Comunque posso raccarci il potere della bacchetta! Potere della bacchetta! Stop! Adesso dovrai fermarti e rimarrai immobile! Ma quella è la tua cosa! Non è possibile! Fulmine, non scherziamo, posso Gronkowski non beh. Oh, per la miseria! Ma c'è finito! Oddio, cerca di resistere, devo contare! Dov'è Gronkowski? 1, 2, 3. È finito, papà! 8. Era il tuo figlio! Cosa? Devo contare 1, 2. 8, 9, 10, suonate. Lungo pallone. A quanto pare è stato deciso. Il match finisce con un pareggio. Ho vinto. Di nuovo vi siete colpiti a vicenda. Finito in parità, siete caduti tutto. Però senti il pubblico com'è contento della tua esibizione di cose, è stato incredibile. Dove è Gronkowski? Mr. Gronkowski,
È stanco, è stato colpito forse, non riesco, è che sono stanco. Incredibile, nonostante tutto quello che ho fatto, mi sta quasi aiutando a riprendermi. Incredibile, forse dopo tutto sei più forte di quel che sembra, e forse dopo tutto sei un bravo artista, lo devo dire. Forse meriti un premio. Il professor Kowski si sente sconfitto in questo incontro, quindi rispetterà la sua parte. Di no, hai guadagnato il rispetto del professor Kowski. Kowski, finalmente. Nonostante il coach non è vinto, propriamente, sono il professor Kowski, è un uomo d'onore. Intanto accontento di questa formazione. Evidentemente tu non ricordi le mie opere dove sono finite. Vabbè. Tua sorella, io so soltanto che è stato qualcuno. Anche se mi ricordo sono ancora un po' offuscato e tutto questo. Rapire tua sorella è stato qualcuno. Un strano capello, assieme al mio. E quelli attorno a lui lo chiamavano Gilly the Crazy. Non so altro. Ci rivedremo di no, presto. Voglio delle informazioni sulle mie opere d'arte, se mai le ricorderai. Ci rivedremo. Kowski, se ne va. Aspetta che non vado. Che assurdo. Pinco pallone. Sì, ok, vado a riprendermi anch'io prima del prossimo incontro. Ok, va. Che succede al tuo strano amico? Puoi tradurmi? Come? Indica qualche cosa? Non è niente? Vabbè, andiamo. Me ne vado, ok. Chiamo Buddy 009 Buddy. Chiamo Gigi Fede. Chiamo problemi. Avvisare Gigi. Chiamo. Sua maestà, è un pareggio? È stato un incontro assurdo! Ed è un pareggio, no? Si sono autocolpiti con dei colpi incredibili. Ma poi che cazzo sono quelle armi assurde? Sosse che noi non ce l'abbiamo. E no, sommista, noi non abbiamo queste The God Weapon. Ma quindi vengono del God per loro due. Cameraman, tu Carilli, cosa hai visto? È stato un evento, un match incredibile. Grazie Cameraman, è molto utile la tua opinione, come al solito, maledetto Cameraman. E Sus, che ne pensi? E sommista, ma poi ho visto mai il vostro Sus. E nonostante che è preoccupato, tiene gli occhi aperti. Ho intravisto una cosa sospetta dietro l'arena. Come sta la vista? Sus, io non ho visto niente. Tu hai visto qualcosa, cameraman? No, non ho visto niente. Strano, vabbè, il vostro Sus gli sembra di aver visto qualcosa. Vabbè, si è sbagliato, forse l'ansia e la paura. Sus, stai per dire scappiamo, vero? No, non lo stavo assolutamente per dire. Ci siamo capiti. Vabbè, comunque incredibile, questo è il primo match, è incredibile. Però adesso Krauski rispetta gli accordi e di la verità a Udinò. Che poi pure tu sei sospetto, ma anche Udinò è sospetto. Dobbiamo capire, sono troppo un sacco di misteri qui, eh. Comunque, taglio incredibile, noi ci vediamo nel secondo incontro incredibile che sarà Faber contro il Gabsauro. Quindi taglio incredibile e ci vediamo, incredibile, nel secondo match di Godomania. E poi tocca a noi, Sus è pronto? No. E niente, anche Sus è pronto, tranquilli, quindi...